Allora, ciao, sono Gioele Consentino, un allievo della quarta B che segue attualmente il corso di Salabar e oggi andremo a preparare l'old fashion. Che cos'è l'old fashion? L'old fashion è un cocktail a base di whisky che dal nome si può intendere che ricordi come il whisky veniva consumato negli anni precedenti. Quali sono le caratteristiche di questo cocktail? Dunque, è caratterizzato da un contrasto dolce-amaro dato da angostura e zolletta di zucchero. Per completare il tutto poi ci serviremo di un goccio di soda e come base appunto il bourbon whisky, che come caratteristiche ha il fatto che il disciplinare preveda il 51% di mais all'interno del whisky e con l'invecchiamento fatto in botti di quercia americana bianca carbonizzata, vero? Sì, carbonizzata, si andrà a dare questo tocco di caramello. Mm-hmm. E oltre al caramello avrà anche sentori di vaniglia. Mm-hmm. Dunque abbiamo raffreddato il nostro bicchiere durante la preparazione, è una cosa molto importante perché il cocktail va servito freddo. Poi andiamo a riempire andiamo a riempire in questo caso il nostro mixing glass, perché prepareremo appunto il cocktail con la tecnica stir and strain. Questa è una scelta che ho voluto fare io, poiché principalmente questo cocktail viene preparato con la tecnica build, dall'inglese costruire, poiché veniva servito costruito direttamente nel bicchiere. Poiché questo whisky, il bourbon, in antichità prevedeva il 50% di gradazione alcolica, con il metodo stir noi andremo a diluire il ghiaccio nel nostro whisky, poiché renda così gradevole la degustazione del whisky. Perfetto. Abbiamo raffreddato anche il nostro mixing glass, adesso andiamo a togliere il ghiaccio e iniziamo con appunto la caratteristica principale che avevo detto prima, che è il contrasto dolce dolce amaro. Prendiamo una curiosità, sì. Gioele, perdonami, salve. L'utilizzo dello zucchero, a detta di molti, non ci sono dei pareri abbastanza contrastanti, chi utilizza la zolletta intera, chi la mezza zolletta. Per quanto ti riguarda, in questo caso la tua scelta da cosa è determinata? Allora, in questo caso io utilizzo una zolletta intera, poiché diciamo che questi valori, quindi anche le gocce di angostura, la regola e la ricetta prevede due gocce di angostura, ma diciamo che è più o meno tutto soggettivo. Io gradisco questo cocktail, diciamo, più dolce, quindi andrò a utilizzare una zolletta di zucchero intera. Perfetto, grazie. Ci serviamo appunto dell'angostura, che è un amaricante molto speziato, quindi andrà a dare appunto quel tocco di amaro. L'abbiamo imbevuta e adesso l'andremo a posizionare all'interno del nostro mixing glass. Prendiamo la soda, che cosa farà? Il ruolo della soda andrà ad aiutare, diciamo, la nostra zolletta di zucchero a essere sciolta, giusto un po'. Con l'aiuto del muddle, che è uno strumento, andremo appunto a pestare. Dobbiamo cercare comunque di raggiungere uno stato in cui lo zucchero sia più o meno sciolto all'interno del nostro composto e poi andremo ad aggiungere 4,5 centilitri del nostro bourbon. Voilà. Andiamo a completare poi col ghiaccio. E diciamo che non c'è un periodo o un tempo nel quale dobbiamo stirrare, appunto mescolare il nostro prodotto. Ma si stima che diciamo il tempo giusto sia 8 minuti, poiché abbiamo detto che in antichità, prima del disciplinare che stabiliva
il 36-40% di gradazione alcolica. Appunto era molto molto alcolico, 50%, quindi questo ghiaccio ci serviva per appunto diluire e renderlo più gradevole. Se vuoi eliminare questi pezzi con una pinzettina, nel frattempo ho portato un tiro e non c'è problema. Sì. Ok, bravissimo. Ok, continua. Continuiamo nel nostro processo. Dopo che andremo a finire la nostra miscelazione, andremo a levare il ghiaccio, a eliminare il ghiaccio dal nostro bicchiere e ne andremo a rimpiazzarlo, poiché logicamente si è sciolto e ci saranno dei residui di acqua. Ok, bene. Sì. Allora, per quanto riguarda invece la decorazione, non ci sono delle regole, diciamo che va tutto a come... No, teoricamente abbiamo una regola ben precisa. L'arancia? Sì, la ricetta prevede appunto la ciliegina e la mezza fetta d'arancia, ma in questo caso tu? In questo caso io userò una scorza di arancia e ciliegina al maraschino. Diamo gli oli essenziali dell'arancia al nostro cocktail e andiamo a lasciare dei sentori di arancia sul nostro bicchiere. Voilà, l'old fashioned è pronto.